siamo sul posto. C'è un cadavere. È una ragazza. È stata investita da un'auto pirata. Stiamo facendo i rilevamenti. No, sembrerebbe di no. Personalmente penso che ci sia sotto qualcos'altro. Buongiorno, parlo con l'agenzia cinematografica CineActor? Salve, sono Luca De Rossi. Ho letto la vostra inserzione sul giornale e siccome in questi giorni mi fermo a Roma, volevo sapere così se era possibile magari prendere un appuntamento. Già, per il casting? Sì, per il provino cinematografico. Oggi alle 16? Va bene. Va bene, signora. Ok, oggi alle 16. Grazie, grazie, arrivederci. Di chi è il torto? Perché non mi avete insegnato nulla? Perché non mi hai spiegato nulla? Da 19 anni sono sistemata nel vostro bel mondo maschile, con la proibizione di toccare gli oggetti esposti. E mi avete fatto credere che tutto procedesse benissimo. E che il mio unico compito fosse quello di mettere fiori nei vasi e profumo nelle vostre vite. Io non faccio parte né dei social traditori, né degli oppressori, né dei rivoluzionari. Non ho fatto niente. Sono innocente di tutto. Grazie, per noi va bene così. Vanessa, vai a aprire la porta per cortesia? Sì, vado. Ecco! E senti, scusa! Vanessa, e tu che ci fai qui? Luca, ciao, io ci lavoro, tu piuttosto? Sono qui per il casting. Ah sì, allora entra, ti faccio parlare con il regista. Grazie. Intanto accomodati qui, sarà in attesa. Va bene, grazie. Perfetto, muovi i capelli, girati, gira su te stessa, così, perfetto, girati, non girati a sinistra. Thank you.
Vieni, vieni ragazzo, accomodati pure. Salve, mi chiamo Luca De Rossi. Piacere, questo è Tony, il mio regista. Ciao. Salve. Allora, giovanotto, chi ti ha parlato della CineArt? Parlato nessuno, ho letto una pubblicità su un giornale ed eccomi qua. Insomma, ragazzo, hai avuto già delle esperienze cinematografiche? Veramente poche. Hai almeno delle foto con te? Sì, ho queste scattate quest'estate con degli amici, ma devo dire che non sono proprio il massimo. È molto fotogenico, ma queste foto non vanno tanto bene. Ci vorrebbe un buco fotografico. Infatti, ragazzo, io penso che tu abbia delle possibilità, però devi crearti un'immagine. Un personaggio tutto tu. La nostra agenzia è molto seria, sai? E comunque è nostra abitudine a scopo cautelativo chiedere ai nostri attori una specie di cauzione. Sai, le spese per le foto, la collocazione su internet. Tu mi capisci, vero? Al momento non ho molti soldi come va. Quanto dovrei versare? Qui con me ho 3 milioni. Naturalmente ti verranno restituiti ai tuoi primi lavori. Su ragazzo, queste occasioni non si lasciano scappare. Non capitano mica tutti i giorni. E poi hai la possibilità di dilazionarli. Insomma, quanto devo aspettare? E poi non mi avete fatto sapere più nulla per quella parte che mi avete promesso in quel film. Tesoro, non ne so niente, devi parlare con il regista. Luca! Allora, tutto a posto? Vedrai che ti troverai bene. Ah, a proposito, questo è il mio telefono personale. Se hai qualche problema. A proposito, Luca, hai trovato lavoro? Non ancora, perché? Noi avremo bisogno di qualcuno che faccia delle consegne, una specie di Pony Express. È semplicissimo, ci sono delle buste, c'è l'indirizzo, consegni la busta e l'indirizzo. Se ti va, oggi sei assunto. E va bene. Buon lavoro. Grazie. Ciao. Te la fai con quello stronzetto? Idiota! Io già lo conoscevo, volevo solo vedere come si comportava. Per cosa? Per gli assegni circolari falsi. Vedrai che presto potremo stare insieme con un mucchio di soldi. Già adesso con la storia dei provini abbiamo fatto una discreta sommetta. Ciao. Hai portato la busta? Certo, eccola. Senti, ma dentro? Non rompere le palle e non fare domande. Tieni, prendi questa. Vai tranquillo. Ma... Ti ho detto vai e non fare domande. Buongiorno, senta, io avrei una busta da consegnare. Lascia pure la busta nella cassetta e vai. Va bene, grazie. Lei chi è? Io sono un attore e ero venuto così ad informarmi su alcuni provini. Perché? Che cosa sta succedendo? Forse lei può esserci d'aiuto. Tanto per iniziare potrebbe dirci chi sono i titolari di questa agenzia e dove li possiamo rintracciare. Niente, e poi se devo essere sincero, questa è appena la seconda volta che vengo qui. Se ti fa piacere, sappi di quelle persone che si spacciavano per agenti cinematografici. Sono scappati con i soldi di quei poveri ragazzi. E noi abbiamo ricevuto numerose denunce.
Tenente, noi l'abbiamo trovato. Ma insomma, che volete da me? E che cosa significa questa intrusione nel mio ufficio? Stia calmo. Nella stanza di là abbiamo trovato anche delle foto. Ah, andiamo a vedere. Vanessa? Vanessa, sono Luca. Adesso mi devi dire che cosa sta succedendo. Com'è? Che cosa sta succedendo? Sono andato in ufficio, lo stavano perquisendo. Già, stavano perquisendo l'intero fottutissimo ufficio. Mi hanno fatto delle domande. Ok, senti, è meglio parlarne di persona. Ci vediamo esattamente... Insomma, da quello che stai dicendo è stato tutto organizzato da Tony, il regista. Ma sì, se devo essere sincera, io lo sapevo tutto. Ma non potevo lasciare il lavoro, ho bisogno di soldi per andare avanti. Sono sola e non sapevo che fare. E adesso? Adesso dove stiamo andando? A casa mia, al mare. I tuoi soldi sono là. Guarda un po' chi si vede, i nostri due piccioncini di ritorno al nido, oppure preferiti che vi chiami Romeo e Giulietta? No, Tony, non è come pensi! Adesso venite una alla volta. Prima tu. Venga, venga, De Rossi. Forza! Dai! Ma che cosa hai in mente, eh? Nudo! Pezzo di merda! Oh! Questa pistola ha 6 colpi. Io ne toglierò uno. E se sarai fortunato, resterai vivo. Comunque, se fossi in te, non mi preoccuperei poi molto. E sai perché? Perché volevo dirti che sparerò 2 volte.
sei un'assassina? Che tu eri consapevole e complice di tutti i suoi sporchi movimenti? Cos'altro non riesco a capire, vediamo. Che in fondo volevi i soldi tutti per te? Non te ne frega niente di tutti quei poveracci che avete illuso? Siete solo dei mercanti di sogni, ecco quello che siete. E tu sei addirittura arrivata ad uccidere. Stai zitto! Non ti voglio più sentire! Ma che cazzo ne sai tu che vieni dalla provincia? Del tipo di vita che ho dovuto condurre per sopravvivere? Andare a letto con registi e produttori solo per avere delle piccole parti in film insignificanti? Tutta gente che promette, ma che alla fine ti usano solo. E poi quando non rimani a genio, ti buttano via. Ti scartano come se fosse un rifiuto. Come se fosse un rifiuto! Uccidi anche me. Certo che lo farò. Saresti un testimone molto scomodo. Allora avanti. Prendi il grilletto. We'll be right back.